Buongiorno, oggi è mercoledì 11 marzo, questa era la segna stampa di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione, cielo sereno su gran parte del territorio altoatesino, sono attese alcune nuvole, nuvole innocue che comunque non dovrebbero portare troppi problemi, temperature in linea con gli ultimi giorni, come sempre dettagli delle previsioni del tempo li vedremo al termine della nostra rassegna stampa che oggi va in onda grazie alla collaborazione di Massimo Moro. Diamo un'occhiata allora col suo aiuto alle aperture dei quotidiani che troviamo questa mattina in edicola il Corriere dell'Alto Alto Adige, approvata la riforma elettorale, sì anche ai sindaci non residenti, legge cambiata per evitare l'annullamento del voto. Tutto questo è arrivato dalla regione San Candido, via il punto nascita, Palazzo Widmann dice dal 31 marzo stop ai party. L'assessore Marta Stocker dice potenzieremo la struttura di Brunico. La cronaca cruda del quotidiano Alto Adige, i profughi sono dei bambini, emergenza nell'emergenza, 300 ragazzini da soli arrivati a Bolzano. La cronaca in lingua tedesca con il quotidiano Dolomiten. Lo sci alpinista disperso è stato trovato senza vita, travolto da una valanga. Werner Oswald, 48 anni, originario della Germania. La tragedia si è consumata nella zona del lago di Resia. Il quotidiano in lingua tedesca dedica spazio anche al progetto, al rendering del nuovo carcere di Bolzano. Oggi è mercoledì, troviamo in edicola l'inserto a carattere economico. Economico VQ ci si occupa della situazione delle donne che lavorano anche in provincia di Bolzano, anche loro subiscono disparità di trattamento, soprattutto per quanto riguarda la retribuzione. I dettagli sono raccontati a pagina 4 e a pagina 5. Il quotidiano Tageszeitung, quello che accade alle imprese altoatesine, alcune di queste si trasferiscono nel Tirolo dell'Est, molte a Siljan, due esempi, la Otex e la Loacker, per quanto riguarda soprattutto la sede e i depositi, in sostanza i capannoni. Ci si chiede il motivo e soprattutto quali siano le conseguenze per l'economia altoatesina. Passiamo a livello nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera. Via libera alla riforma della Costituzione, in Forza Italia contestata la linea del leader. Berlusconi ancora assolto, la Cassazione conferma la sentenza di secondo grado nel processo Ruby, in appello l'ex premier era stato prosciolto dalle accuse di concussione e prostituzione minorile. La tragedia che si è consumata in Francia, morti per un reality, il selfie dei campioni prima della tragedia, chiedo scusa, tutto questo in Argentina, sull'elicottero sul quale si trovavano per un reality show, la scomparsa di numerosi atleti famosi francesi, ex atleti francesi e alcuni partecipanti, cittadini comuni, i dettagli sono raccontati a pagina 25. Il salario minimo, l'ipotesi di 7 euro all'ora, nei decreti della riforma del lavoro, la soglia base che varrà per i lavoratori senza contratto nazionale. Passiamo al sole 24 ore, euro, parità sul dollaro vicina, tassi negativi al record, BTP all'1,23%, Grecia e petrolio però affondano le borse. Torniamo alla cronaca dalla provincia di Bolzano. Con il quotidiano Alto Adige il dettaglio della prima pagina, poi come sempre daremo un'occhiata alle notizie all'interno, oltre al vero e proprio dramma vissuto da 300 ragazzini arrivati alla nostra città. Ci si occupa del pugno duro della WADA che l'Agenzia Mondiale Antidoping chiede da 2 a 4 anni di squalifica per Carolina Kostner. Legge elettorale via l'obbligo dei 4 anni per i candidati sindaco e in questo riguardo questo tema, Frattini sindaco, io no, grazie, ma Lancia Sgarbi, il centrodestra. Sappiamo i grandi movimenti, le grandi manovre in vista delle elezioni del mese di maggio. 16 idee per Bolzano, l'iniziativa del quotidiano Alto Adige, parla Ferrari che dice il traffico è la priorità. Le badanti si fanno la Porsche, il processo in tribunale a Bolzano, raggirati 2 anziani infermi di mente, 4 le condanne. Per quanto riguarda la tragedia in Argentina, lo schianto in volo 10 morti al reality TV francese e poi una storia tutta da leggere, vedremo tra poco i dettagli, Keiko che fa scoprire le Dolomiti ai giapponesi. E poi un consiglio da parte del notaio Crepaz, debiti per l'eredità, ecco come evitare i guai. Andiamo in dettaglio allora, profughi, 300 bambini randagi, tra virgolette, circa 900 quelli respinti dall'Austria nel 2014, l'emergenza che interessa da vicino la
nella nostra provincia, in un caso su tre viaggiavano da soli, vengono fermati e poi spariscono. Forti, forti le preoccupazioni da parte delle associazioni e non solo per il destino di questi minori. Parla Antonella Fava del Tribunale, le strutture di accoglienza per minori sono sempre al limite. La Polfer dice: noi lavoriamo come una onlus, gli agenti sui binari, la situazione al limite della decenza, mancano protocolli e strutture, costretti ad improvvisare. Lasciamo questa triste pagina di cronaca, passiamo a qualcosa di più leggero. Keiko, così faccio scoprire le Dolomiti ai turisti giapponesi. Da Tokyo a Bolzano, titolare dell'agenzia viaggi Oiden Tour, di fronte a certi paesaggi rimangono estasiati come molti, molti dei turisti che conoscono la nostra provincia. Per i miei connazionali, cioè per i turisti giapponesi, l'Italia è sinonimo di città d'arte, la Svizzera di montagna, ma quando arrivano qui cambiano decisamente idea. E poi una notizia che interessa il capoluogo, Bolzano, ieri la città più calda d'Italia con 18 gradi, ha superato città come ad esempio Milano, Roma e addirittura Palermo. Lasciamo la cronaca a cura del quotidiano Alto Adige e passiamo alla prima pagina del Corriere dell'Alto Adige. Anche in questo caso alcune notizie e poi vedremo il dettaglio. Oltre alla riforma elettorale approvata ieri a Trento, ci si occupa della decisione di chiudere il punto nascita di San Candido. L'indagine che vede coinvolto ancora una volta l'ex assessore Michelheimer, Cimici, Leimer vuole patteggiare. E poi aree Kaufhaus, Benco paga 99 milioni di euro, accordo sull'autostrada. Il sindaco Spagnolli deciderà entro questa settimana. Per quanto riguarda lo sport, i Foxes KO a Linz nella terza gara, playoff adesso in salita. Andiamo nel dettaglio allora. Con le non buone notizie per l'ospedale di San Candido, l'assessore Marta Stocker taglia il punto nascita e il reparto chiuderà alla fine del mese di marzo. L'assessore dice: atto di responsabilità nei confronti dei pazienti. Le regole nazionali sui punti nascita impongono un minimo di 500 parti all'anno e la presenza di 4 medici 24 ore su 24. Il reparto di San Candido non rispetta nessuno di questi criteri e chiuderà entro la fine del mese. L'economia, sviluppo regionale, arrivano 136 milioni di euro via libera della Giunta. Il presidente Compacer dice: le nuove risorse daranno impulsi all'economia. Buone notizie per la Leitner, annata positiva. L'azienda ha realizzato 66 nuovi impianti a fune, ricerca, crescono gli investimenti. E poi chiudiamo con un flash di sport, colloqui su ghiaccio. Foxes battuti a Linz, playoff più difficili, gara 3 equilibrata, poi gli austriaci impongono il fattore campo, inutile la rete biancorossa nel finale. Diamo un'occhiata alla cronaca in lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomiten. In apertura abbiamo visto ci si occupa di tragedie, ma ci sono anche momenti di festeggiamenti sulle nevi della provincia di Bolzano, l'iniziativa che ha portato a Spike Boden numerosi studenti per conoscere meglio il mondo della neve e quello che c'è da sapere in tema di sicurezza. Sempre per la cronaca, la giunta provinciale ieri e in riunione straordinaria in provincia di Trento ha deciso nuove regole per quanto riguarda l'utilizzo degli elicotteri, soprattutto le zone di atterraggio. Sono state individuate 4 zone oltre i 1600 metri di quota e soprattutto sono stati indicati i corridoi per collegare le varie vallate, tutto nell'obiettivo di tutelare al massimo l'ambiente. Ancora con la cronaca, vedete una foto più che eloquente a pagina 14 per raccontare l'arrivo della primavera a Bolzano. Ci sono novità, ci sono nuovi sostegni, nuovi aiuti per coloro che soffrono di celiachia, lo ha deciso anche questo il governo provinciale, e ci si occupa del nuovo carcere di Bolzano a pagina 17, alcune foto, un rendering per raccontare come sarà la nuova struttura. Sempre per la cronaca, il successo dell'azienda Leitner, bilancio più che positivo, nuovi ordini e la sicurezza per i posti di lavoro. Sempre per la cronaca, questa volta che arriva da Bolzano, cronaca in lingua tedesca, a Gries alcuni campi da tennis potrebbero essere trasformati in parcheggi. E poi la tragedia che si è consumata vicino al lago di Resia, un uomo di 48 anni, Werner Oswald, originario della Germania, è stato trovato morto sotto una slavina, la scomparsa nella giornata di
venerdì. È tutto anche per la cronaca a cura del quotidiano Dolomiten. Io vi ricordo, come sempre, uno dei nostri appuntamenti, l'appuntamento che riguarda la programmazione di Video 33 2M al quadrato, la trasmissione di 4-5 minuti in forma bilingue per raccontarvi quello che forse ancora non conoscete della provincia di Bolzano. Andremo a Salorno a scoprire le caratteristiche e le curiosità di Heidelberg, un maniero medievale. Ad accompagnarci ci sarà Roman Perfler, che ci spiegherà la sua filosofia e il perché di questa struttura, la fatica di mantenerla in attività. L'appuntamento è oggi su Video 33 alle 18:19:20, su STF alle 18:20. C'è anche un sito internet www.2m2.tv/it o/de, a seconda della lingua che volete scegliere. Noi ora ci fermiamo qualche istante, poi andiamo insieme a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Brick System, tutto il giardino che volete. Venite in vacanza al Pra delle Torri a Caorle. Ogni giorno c'è aria di festa. Potrete scegliere fra hotel, chalet, bungalow o camping e divertirvi nella spiaggia attrezzata. E poi golf 18 buche, un grande parco acquatico, un centro sportivo, giochi e animazione per grandi e bambini. Sceglierete con gusto nei 5 ristoranti. Dal 23 aprile è aperto con piscine riscaldate e coperte. Centro vacanze Pra delle Torri, immerso in una grande oasi verde. La tua vacanza da sogno a Caorle, la perla dell'Adriatico, vicina a Venezia. Siamo nello sport, Alto Adige Sport, ogni lunedì alle 20. La prima immagine che vi facciamo vedere questa mattina è stata scattata dal paese di Tirolo, la situazione intorno alle 6:10 della mattina. Ci spostiamo a Riva di Tures, vedete paesaggio decisamente diverso, foschia, neve, neve ancora presente anche nel fondo valle. Come nostra abitudine andiamo a vedere qual è la situazione all'imbocco della Val Venosta e diamo infine un'occhiata anche in direzione di Merano, sempre dall'abitato di Foresta. Gli aggiornamenti sono a vostra disposizione grazie alla collaborazione con l'ufficio meteo, aggiornamenti riguardo le previsioni per la giornata di oggi. Iniziamo con le immagini che ci arrivano dal satellite, vedete transito di nuvole. Per il momento innocue la grafica per capire cosa accadrà nel dettaglio sia in mattinata sia nel pomeriggio. Alternanza di sole e nuvole, possibili precipitazioni lungo la cresta di confine, temperature massime tra 10 gradi a Dobbiaco e 19 gradi a Bolzano. Come negli ultimi giorni vi sottolineo l'escursione termica, soprattutto tra nella città di Merano e di Bolzano, dove si sfiorano i 20 gradi di differenza tra la minima e la massima. Gli aggiornamenti sono a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. Anche oggi vi ricordo alcuni appuntamenti da non perdere per i prossimi giorni, entrambi dedicati alla musica, a opera dei Mainfeld con il loro Living Room. Il primo appuntamento è per il 13 di marzo al Kim di Merano, il giorno dopo il 14 di marzo alla Sala Civica a Corces. L'indirizzo del nostro sito internet lo conoscete, www.video33.it. Potete rivedere questa edizione della nostra rassegna stampa, le edizioni dei nostri tre giornali, nella Mediateca Online i principali contributi filmati andati in onda nelle ultime ore. Come sempre, a vostra disposizione aggiornamenti meteo in tempo reale. www.goinfo.it, il portale all news da non dimenticare, da non perdere, per rimanere informati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Anche oggi alle ore 13 e alle ore 19 vi attendono le nuove edizioni dei nostri telegiornali. Vi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di Video 33 e vi auguro un buon proseguimento di giornata. A
Ariete, giornata di grande passione, cominciata con una esuberante carica erotica, e il meglio deve ancora arrivare. Toro, obiettivo della giornata, cominciare qualcosa e portarla a termine senza perdersi i pezzi per strada. Gemelli, confuso e inconcludente, al lavoro vedrai le ore passare inesorabilmente senza che tu riesca a chiudere nessuna delle attività previste per la giornata. Cancro, oggi sarà una lotta continua tra le ragioni del cuore e quelle della testa. Spogliati di ogni perbenismo, vivi quello che vuoi e senti. Leone, oggi dovrai mantenere la calma e tentare di portare a termine i tuoi impegni nonostante gli imprevisti non mancheranno. Vergine, hai voglia di farti un regalo? Giove, che controlla il tuo conto in banca, dice che puoi, ma senza esagerare, hai bisogno di premiarti. Bilancia, al lavoro il clima con i colleghi sarà teso e non mancheranno incomprensioni, è meglio lasciar stare e riparlarne domani. Scorpione, oggi scoprirai che i sentimenti possono anche essere molto erotici. Complice Venere, cederai a due occhi innamorati e scoprirai emozioni sconosciute. Sagittario, oggi ti concentrerai su quello che davvero ti piace. Non ci sarà spazio per altro, Marte è dalla tua e oggi più che mai devi provarci. Capricorno, distratto, stanco, qualcosa nel tuo lavoro, nella tua vita andrebbe meglio se ti impegnassi di più o almeno se pensassi a quello che fai. Acquario, se la passione è ormai amicizia e la complicità è ormai abitudine, forse oggi dovrai consapevolmente chiudere una storia che va avanti da anni. Pesci, una telefonata, un'importante opportunità professionale ti richiederà cambiamenti profondi. Sei pronto ad allontanarti da tutto quello che ami?